Il microfono. Perché sennò magari. Sì, ma ti si sente così. Che... Sì, ma non mi sento. Sì, poi che. In questi giorni è stato votato, cioè ieri, per la precisione è stato votato il DDL, cioè il 905, la riforma Gelmini. In questi giorni si è ripreso, grazie. Non è che mi è nascosto, è ripreso in tutta Italia un movimento studentesco contro questa riforma stessa. Anche a Cagliari il movimento studentesco ha ripreso con forza a dire no a questo tipo di riforme e a questo tipo di progetto politico ed economico che ci sta dietro l'università. Volevo leggere questo comunicato per far capire che anche noi siamo contro questo sistema e anche noi ci stiamo muovendo. Allora, la prima notte di occupazione è passata tra discussioni, preparazione di volantini e comunicati, con la consapevolezza che ogni minuto impegnato nella mobilitazione sarebbe stato fondamentale per crescere in noi e far crescere in tutti la voglia di farsi sentire e creare qualcosa qui a Cagliari. Ieri, 30 novembre 2010, il DDL 1905, noto come riforma Gelmini, è stato approvato alla Camera dei Deputati, mentre gli studenti dell'Università di Cagliari, riuniti nella facoltà di ingegneria, nella cittadella di Monserrat e in altre facoltà, seguivano in diretta streaming i lavori e la votazione finale. Ma già dalla mattina arriva la voce che gli studenti a Roma e in altre parti d'Italia stanno assaltando tutti i posti di potere. Gli studenti cagliaritani pensano che non ci sia diretta che li tenga. Cosa ci facciamo noi studenti a guardare la TV mentre i nostri colleghi a Roma vogliono bloccare fisicamente la legge che distrugge il nostro futuro? Prendiamo i megafoni, i volantini e partiamo in corteo. I cori si scandiscono, ogni collega è posto davanti alla stessa domanda. Vogliamo rimanere a guardare o mettere i cittadini davanti all'evidenza, davanti ai problemi, bloccando le strade per dimostrare il nostro dissenso? È un successo. I colleghi si alzano, gridano forte, corteo, corteo, partiti in 30, siamo arrivati in piazza Ienne, una piazza centrale di Cagliari, in 400, urlando incazzati come non mai, bloccando le principali vie della città per arrivare sino alla sede della regione. Ogni blocco si trasforma in un'assemblea, ci seguono voci di tante persone che studiano in varie facoltà e che vogliono farsi sentire. Gli studenti sono in strada, si stanno riprendendo per un giorno i loro spazi, in una città che la politica per gli studenti ha dimenticato da anni, una città che non gli ha mai considerato una risorsa. A seguito dell'approvazione di DDL verso le ore 20:30 è iniziata un'altra assemblea nella Lamagna di Ingegneria. La delusione per l'esito della votazione non è stata capace di sopraffare la voglia di lottare in difesa dell'università pubblica, già dimostrata dalla mattina. L'assemblea degli studenti ha deciso di innalzare il livello della protesta e in corteo per la strada si è diretta al Palazzo delle Scienze, dando luogo a una riunione organizzativa che ha occupato il palazzo stesso e il Magistero.